Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba. Oggi sono qui con un video dove testeremo i life hacks più virali, più famosi su TikTok, o come piace chiamarli a me, i trabocchini. Hashtag trabocchini. Per chi non lo sapesse, i life hacks sono tipo dei trucchetti per migliorare in teoria la nostra vita. Quindi noi li testeremo e vedremo se funzioneranno davvero o saranno fake, perché ci sono sia quelli fake che quelli veri. Quindi lasciate già un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ovviamente commentate con hashtag nuovo iscritto se entrate a far parte di questa combricola di malati come me. Io direi di iniziare perché abbiamo tantissimi trabocchini da provare e da testare e da... capito? Allora, per il primo trabocchino abbiamo preso l'auto, ci stiamo recando al McDonald's perché il primo trabocchino consiste nel prendere un menu, prendere una di quelle scatole che si aprono e mettere sopra la Coca-Cola e vedere se stanno in piedi mettendo le patatine. Comunque vi lascio il TikTok qua di fianco e ora andiamo al McDonald's. Allora, per questo trabocchino abbiamo bisogno di, ovviamente, qualcosa del McDonald's. Io ho preso un Happy Meal. Dentro l'Happy Meal abbiamo la nostra bibita. Ovviamente la cannuccia, per fortuna me l'ha andata, perché al McDonald's in genere non la danno più. Ok, mi sono spostato, almeno si vede anche il tavolo. Prendiamo la nostra bibita, apriamo la cannuccia. Apriamo il nostro Happy Meal. Potete usare o dei nuggets o un hamburger. Io ho preferito prendere i nuggets perché volevo i nuggets. C'è un problema. Mi sono appena reso conto che non mi ha dato la scatola per i nuggets, ma mi ha dato il sacchettino. Ci voleva la scatola quella che si apriva. Quindi torniamo al McDonald's. Vabbè, io me li mangio lo stesso i nuggets. Cioè, non è che li ho presi solo per il video. Cioè, c'ho voglia di nuggets. Qua, per la seconda volta. Buonasera, allora un crispy McBacon menu. Grande con coca? No, small con coca. Vuoi panino gran crispy? No, normale. Non ho capito, scusami. Normale. Ok. Ok, e le patatine col cheddar. Ok. Perfetto. Da bere Coca-Cola. Perfetto, tutto sono 7,50. Ok, grazie. Grazie, ultimo, ciao. Ultimo. Sì. Un po' Tyler questa cosa. Lo volevo dire io. Allora, eccomi tornato. Ho cambiato felpa, infatti, come vedete, perché sono andato per la seconda volta al McDonald's. Allora, quello di cui abbiamo bisogno è una Coca-Cola con una cannuccia. Anche questa volta ce l'hanno data, per fortuna. Ok, poi abbiamo bisogno di un panino o dei McNuggets che abbiano la scatola, ok? In questo caso abbiamo un crispy McBacon. Delle patatine, possono essere normali, qualsiasi patatina va bene. Per fare questo trabocchino è molto semplice. Bisogna aprire la scatola del panino, infilare la cannuccia qui, come vedete sta in bilico così, no? Prendere le nostre patatine. Ma ti ha messo il bacon? Avevo detto senza. Versare le patatine nell'altra parte della scatola. Sono un po' incollate. Buone queste patatine, eh? Ecco qui! Il nostro trabocchino funziona! Quindi questo trabocchino è approvato. Comunque mi trovo a Verbania, sono a casa dei miei. Questa è la cucina di mamma, perché sto registrando tutti i video oggi, che andranno da oggi fino al 31, perché ogni giorno è un nuovo video. Solo che il 29 partirò, ancora non vi dico per dove. Festeggerò il Capodanno all'estero, vi posso dire questo. E quindi, per non farvi rimanere senza video, dato che io sono all'estero, li sto registrando tutti oggi, perché ogni giorno è un nuovo video. Per il secondo trabocchino abbiamo bisogno di due cose, anzi di tre cose. Una Coca-Cola. Avevo quella del McDonald's, ma ho preferito prenderne una parte, perché quella del McDonald's c'ha il ghiaccio e ha l'acqua dentro. Quindi non possiamo testare se veramente sia fake o real il trabocchino che stiamo per provare. Quindi una Coca-Cola. Delle uova, anzi ce ne basterà solo uno. Quindi un uovo, una uova. Hashtag una uova. E ultimo, ma non meno importante, un bicchiere. Non importano le dimensioni, l'importante è che sia trasparente per vedere il risultato e che ci sia Pluto. No, scherzo, ovviamente Pluto non c'è bisogno. L'importante è che ci stia un uovo dentro, ma penso che tutti i bicchieri possano contenere un uovo. Qua di fianco vi sarà apparso il TikTok che andremo a provare. Ho seri dubbi sull'autenticità di questo trabocchino, ma noi andiamo a provarlo perché siamo qui per questo. Ecco qui il nostro bicchiere, prendiamo la nostra Coca-Cola.
Coca-Cola. Apriamola. Riempiamo il bicchiere di Coca-Cola. Prendiamo un uovo e lo mettiamo dentro, stando attenti a non romperlo. Ok, sta facendo uno strano effetto. Dobbiamo lasciarlo qui 24 ore, quindi questa clip si fermerà. Tornerò qua tra 24 ore e vedremo il risultato. In teoria dovrebbe uscire un uovo tutto molliccio, senza il guscio. Ho seri dubbi, secondo me non succederà nulla, ma vediamo. In effetti però qualcosa sta succedendo, Il risultato dell'uovo nella Coca-Cola ve lo lascerò a fine video, perché devo aspettare 24 ore. Quindi guardatevi tutto il video per scoprire se quell'uovo diventerà molliccio grazie alla Coca-Cola. Per il terzo trabocchino abbiamo bisogno, anzi chiedo una mano, abbiamo bisogno, anzi chiedo una mano a mia sorella. Ok. Che è un po' stordita, lo sappiamo. Praticamente per questo terzo trabocchino su TikTok ho visto che... Vuoi spiegarlo tu? No, lo fai tu. È possibile fare un nodo con la lingua mettendo le cuffie in bocca. Non so se mi sono spiegato bene, ma comunque c'è qua l'esperta che ci farà vedere. Com'è che devo fare? Devi annodarlo da una parte, poi dall'altra. No. No. Vabbè, sì, anche, però è più difficile. Questo lo annodi. Poi annodi l'altro. Non riesco. Prova tu. Questo è il terzo trabocchino. Come lo chiamiamo? Mia sorella ha deciso di non cagarmi. Linguacchino? Linguacchino lo chiamiamo. Allora, vai. C'è mia sorella con le cuffiette rosa. Allora, così. Così. Anche. E poi l'ultimo filo, ciao. Mi esce. L'ultimo filo lo devi prendere e portarlo sotto gli altri. Lei ci è riuscita, fai vedere. Io no. Vabbè, devi questo trabocchino funziona, ovviamente se siete capaci. Con la lingua. Se siete capaci, ci riproviamo. Ma quale? Cioè, io la torcido così. Ehi. Ehi. Vai. Poi li tiri tutti fuori, ma l'ultimo devi tenerlo con la lingua. Ma l'ultimo quale? L'ultimo che hai fatto. L'ultimo filo, questo, sì. Cioè, certo. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Questo trabocchino funziona ed è semplice da imparare. Allora, per il quarto trabocchino abbiamo bisogno di due appendini, non so come li chiamate voi, come si chiamano? Appendini? Allora, abbiamo bisogno di un'altra lattina, ma non di tutta l'intera lattina, ma solo questo pezzo che abbiamo qui sopra. Ecco i nostri oggetti per il nostro trabocchino. Quindi il pezzo della lattina, e due appendiabiti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente inserire il nostro aggeggino all'interno del nostro appendiabiti, in questo modo, vedete qui? E poi agganciare questo qui. Ecco qui, ora vi mostro il risultato. L'ho appesa qua sulla porta e non dentro l'armadio, in modo tale da farvelo vedere meglio. Abbiamo la nostra felpa attaccata e qua inseriamo così anche l'altra. Ed ecco qui, ovviamente magari mettiamo meglio. Ecco qui, questo vi servirà a risparmiare spazio e avere l'armadio un po' più ordinato in modo molto semplice. Quindi questo trabocchino funziona. Per il quinto o il sesto trabocchino ho già perso il conto, è incredibile, io con i numeri sono proprio un danno. Perdo sempre il conto, anche quando faccio le sfide con mia sorella, dove dobbiamo tenere il punteggio, chi guarda tutti i miei video lo sa, perdo sempre il conto. Comunque, per il prossimo trabocchino ho di nuovo bisogno dell'aiuto di mia sorella, perché consiste nel mettersi in una determinata posizione e bilanciando il peso, dovremmo riuscire a stare, capito? Cioè, capite? Dovremmo riuscire a stare, cioè, seduti senza toccare tutti. Due, incredibile. Allora, eccoci qua. Cosa devo fare? Allora, Mattia. No, che ansia. Devi praticamente. Dobbiamo fare praticamente. Allora, praticamente. Hashtag praticamente. Allora, tu ti devi mettere sopra. Io mi metterò così. Tu ti devi mettere sopra di me e sdraiati. E io praticamente resteremo in equilibrio. Senza toccare col culo. Per così? Sì. E poi? Ok, siediti. Sei pazzo? Ci siamo. E ora? Ok, adesso tieniti alle mie ginocchia. Sdraiati. Tu sei pazzo. Ok, ci sei? No. Oddio. Ci sei? Io no. Noi già possiamo fare, fidati. Vai. Vado.
mettere le gambe sdraiate. No, devo metterle sotto le tue ascelle. Sdraiate. No, ragazzi, finisce male qua. Ok. Oddio! Ci sei? No. Ma Marti, non devi toccare con le mani. Come? Tu mi hai detto devo mettere le mani sulle ginocchia. No, quando? Prima! No. Prima! Ragazzi, vero che l'ha detto? Io cosa ne devo sapere di sta roba? Allora, vai. Ok, adesso tieniti sulle... tieniti alle mie ginocchia. Ci sei? No. Ah! Vai, tira sulle braccia. Le braccia su. Ma perché su? Non troppo sdraiata, un po' verso di me. Ok, tieni bene le gambe. Yeah, ci siamo! Basta! E adesso cosa hai fatto? Mi fa malissimo le ginocchia. Così ti impari, cazzi poi. Bene, ce l'abbiamo fatta, anche questo trabocchino ha funzionato. Ok, sono passate 24 ore. Guardate qua che bella felpa che ho su, è la felpa Petacolo. Tutta bella pelosa, link in descrizione per acquistarla. Ora scopriremo se l'uovo è diventato mulliccio. Qua abbiamo ancora l'uovo nella Coca-Cola, l'abbiamo spostato perché lì sul tavolo dava fastidio ieri. Ok, siamo pronti, infiliamo le mani. Non è successo un bel niente, l'uovo è sempre normale. Quindi questo trabocchino non ha funzionato. Benissimo, questi erano i life hacks hashtag trabocchini di oggi, che abbiamo testato oggi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, fatemi sapere se questa serie vi possa piacere, fatemi sapere magari nei commenti o mandatemi in direct su Instagram qualche altro video, qualche altro life hacks, qualche altro trabocchino con hashtag trabocchino, così li proveremo per un nuovo video. Iscrivetevi al canale, io vi saluto, ci vediamo domani con un nuovo video, perché ogni giorno è un nuovo video, tutto nuovo video, non sono a fuoco, è tutto un nuovo video, ogni giorno un nuovo video, tutto un nuovo video. Ciao! Io sono barbuto ma non ho la barba.